situazione così particolare. Ci auguriamo che tutti abbiano questo stesso nostro sentimento, perché di fronte a un atto così feroce è importante essere, dovremmo essere tutti uniti. Speriamo anche noi, perché è grave che sia stato sfruttato un evento di grande presenza, un atto di essere ragazzi, forse tutti noi lo indagniamo, perché c'è un atto di violenza così anche sui fronti, poi ripeto, è una Allis che si occupa di famiglie, questi sono dei pericolosi terroristi, ma difendiamo il bambino, cioè noi veramente siamo dalla parte delle donne, li difendiamo da finché nel grembo materno, di più dovrebbe essere dalla parte con loro, più femministi di noi, quindi è veramente assurdo. No, ma se posso aggiungere una cosa, sarebbe interessante magari fare, valutiamo un'interrogazione per vedere i casi che ci sono stati, perché questo è il più serio, il più grave che c'è stato alla sede di Provincia e Famiglia, che è una situazione che appunto difende i più deboli e sempre stata assolutamente contro ogni violenza. Ma siccome non è il primo caso, sarebbe interessante fare luce su tutti i casi che ci sono stati e le indagini che sviluppi hanno avuto. Che lei dice non è stata proprio vinta il tema. Io sarei interessata di sapere, perché insomma comunque non è il primo caso purtroppo, quindi sarebbe utile fare luce su quanto sta avvenendo. Dicevi Jacopo, ci sono state sostanzialmente delle rivendicazioni. Sia durante il corteo, dai carri che si sono fermati qua davanti, hanno alzato i manifestanti dicendo ecco la sede di Provita, sono loro quelli che non vogliono i diritti delle donne, e poi sapere quale diritto noi vogliamo. Era un elenco di questi anche il contrario. E da lì poi, dopo aver alzato la soglia, hanno creato lo scontro davanti alla sede, hanno firmato nemmeno di meno sulle serrande e l'hanno rivendicato sui social. Quindi sono collettivi di femministe politicizzati e completamente politicizzati, che hanno sfruttato la manifestazione, perché noi abbiamo visto, c'erano tante famiglie con bambini ignari che questi movimenti avessero in mente tutto questo, quindi bisogna salvare anche la parte buona di tutto quello che è successo. E il fatto dell'ordigno dice che chiaramente c'era una premeditazione nel fare ciò. Scusate signore, che ora viene. Sono arrivate. E si sono arrivate delle scuse? Anzi, stiamo aspettando, come dicevo prima, aspettiamo dal sindaco, aspettiamo dalla Schlein, aspettiamo da Landini che ha partecipato alla manifestazione. Se fosse accaduto questo a un'associazione LGBT o a una di meno, sarebbe la cosa sarebbe successo? Una tragedia per un mese. I silenzi sono peggiori degli atti, perché mentre gli atti possono essere anche posti in essere da degli sconsiderati, quando dei segretari di partito o dei presidenti o capi di organizzazione di milioni di lavoratori non trovano il tempo di esprimere un secondo di solidarietà, è una connivenza molto preoccupante e una connivenza che a mio avviso va del tutto estirpata, perché questo è il vero pericolo, che si faccia finta di non vedere. Fratelli d'Italia con il capigruppo di Camera e Senato, una delegazione di parlamentari ha voluto essere qui nel luogo in cui c'è stato un attacco vile ad un'associazione, in questo caso Provita e Famiglia, per testimoniare tutta la sua vicinanza e solidarietà. È assurdo che da una manifestazione che a parole doveva essere, negli intenti probabilmente di tante persone in buona fede, doveva essere una manifestazione contro la violenza sulle donne, si muova un atto così violento come un attacco, addirittura un'aggressione vera e propria, perché è stato ritrovato un ordigno. Chiediamo alla magistratura di fare chiarezza su questo episodio, di trovare i responsabili, ma chiediamo soprattutto alla politica di unirsi in questo atto di solidarietà, perché il silenzio in questo momento è più inquietante ancora, se vogliamo, rispetto all'atto
vile che Proibita e Famiglia ha subito. I partiti che non si sono espressi fino adesso, perché secondo lei non si sono espressi? Io mi auguro che invece oggi si esprimano. Se non si esprimeranno, evidentemente avranno sulle proprie posizioni rispetto alla non violenza delle nubi pesanti. Onorevole, anche lei condivide che questo attacco è paragonabile a quello della CGIL di alcuni anni fa? Io dico che tutti gli attacchi contro qualsiasi tipo di associazione, che sia sindacale, che sia un'associazione di volontariato, ma con qualunque tipo di associazione, ripeto, sono gravi e vanno condannati.